scritte tante di canzoni, e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafo, 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 zafo. Zafo, 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 zafo. Oh, campa castelno, che pina fa. E forse cia cia cia, e noi la mabriaca. Un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 zafo. Assimo tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 zafo. O campa che se no che fina fa. Zafo, 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 zafo. Assima tutto quanto ma canta. Buonasera amici sportivi, bentrovati per questa puntata numero 26 di Zafo. Sono le 21:15 in diretta dagli studi di Teledown, pronti a parlarvi e a raccontarvi quello che è successo in questo fine settimana molto molto difficile e particolare in casa Foggia. Parleremo di questo guardando al futuro non soltanto in riferimento alla partita di domani che si disputerà allo Zaccheria alle ore 18 per il ritorno della gara di Coppa Italia disputata a Siena, ma anche guardando oltre, perché ci sono 9 finali adesso da qui alla fine del campionato, così come le hanno denominate in tanti, perché bisogna cercare di arrivare all'obiettivo nel migliore dei modi. E allora buttatevi il telecomando, perché questa sera abbiamo tante cose da raccontarvi, da farvi vedere, e lo faremo qui dagli studi di Teledown con gli ospiti che Grazia Deleteris, sì, ho giusto, Azzeccato anche qui l'accento, agli ospiti che adesso presenta. Naturalmente Grazia è una delle concorrenti al concorso di Miss Rossonera 2016 e come in ogni puntata lei, così come le sue colleghe, mi aiuterà nella conduzione di questa trasmissione. Allora cominciamo a presentare. Bene, gli ospiti alla nostra sinistra. Con piacere presento Armando Borrelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Poi Alberto Mangano. Buonasera. Alberto, buonasera. E Tonio Sepa. Buonasera. Tonio Sepa, che qui è di casa, ma spesso, oltre che al mattino, quasi all'alba per le sue rassegne stampa, lo vedete anche per quanto riguarda i discorsi calcistici, il venerdì sera nella trasmissione Controcampo di Massimo Massimo, che tra l'altro salutiamo se è all'ascolto in questo momento. Alla destra invece, alla torna destra, a trovarci. Sì, Giuseppe Tisio, direttore generale del Foggia Calcio. Buonasera. Grazie direttore, grazie per essere qui, pronto a fare chiarezza su questo convulso fine settimana rossonero, per raccontare passo passo quello che è accaduto in questo fine settimana a partire dal dopo gara di Andria. E di seguito Antonio Di Donna. Buonasera a tutti. Bentornato. Grazie anche ad Antonio Di Donna, anche lui uno degli amici di Zafo, è tornato a trovarci perché abbiamo bisogno anche del suo contributo in questo momento davvero molto delicato che sta attraversando il Foggia Calcio. E allora intanto vi ricordiamo che in questo momento si sta completando il quadro della 25esima giornata del girone C di Lega Pro, perché si sta disputando la gara Matera-Cosenza e il risultato è un risultato al momento favorevole al Foggia, in quanto il Matera sta vincendo 1-0, quindi in questo momento il Cosenza resterebbe a pari punti con il Foggia. Ma andiamo per ordine, lanciando come al solito i vari momenti che contraddistinguono questa trasmissione, come ad esempio il lancio di Alberto Mangano, che mi pare non ci sia. Cos'è?
Oggi il foglio è vuoto. Ah, bianco. C'è un motivo. Non ci sono slogan, non ci sono messaggi. No, non ci sono slogan perché potremmo dire tutto su questo cartello. Quello che abbiamo detto, il Foggia sta andando bene, non lo possiamo dire. Il Foggia andrà bene, potremmo dirlo. Il Foggia non sta andando bene. C'è tutto quello che io scrivo, non è una protesta, è solo esclusivamente un... abbiamo difficoltà, un messaggio diverso, un messaggio diverso che però parte dal presupposto, e su questo dobbiamo essere chiari tutti, e lo faccio con la mia canottiera, che è una canottiera le tinte che, ci piacciono, e ho dovuto scegliere questa. Allora dico questo perché ne parliamo anche dopo. In tutto questo che è successo, che ha fatto male a tanti di noi, quello che ci ha fatto male di più è stato il fatto che siano stati infangati i tifosi, e noi rappresentiamo quelli che siamo sempre quelli che eravamo presenti a Bari, dopo Bari la notte, siamo quelli che, anche se questa società non c'era, siamo quelli che abbiamo applaudito al ritorno di Matera quando in Serie D eravamo stati esclusi, quindi rappresentiamo, ecco, forse si è un po' esagerato da parte di tutti, visto che il messaggio della società era quello di fare un corpo unico. Io penso che anche la società poteva prendere le distanze, preservando quelli che sono i tifosi veri di questa società, con altre persone che comunque hanno fatto un atto che noi condanniamo tutti. Ma noi anche abbiamo preso le distanze perfettamente. Sì, da però si è sempre parlato di tifoseria, e allora i tifosi succede, non c'entrano nulla, però non succede, è che puoi andare lì a vedere il ci saranno sicuramente delle indagini, delle cose che verranno fatte. Giuseppe, non lo faccio nemmeno, tu no, sai che io noi ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene, noi vogliamo bene alla società, vogliamo bene. Però sappiamo che tutto cambia, tutto evolve, però noi con questa maglia, noi che abbiamo dimostrato in questi anni di avere l'attaccamento alla maglia, perché questo non ce lo può dire nessuno, essere infangato in questa maniera non è piaciuto a noi, ma non è colpa della anche società, è un poi, po' colpa di tutti. Anche se poi non è per difendere quello che è poi successo a Foggia, anche a Terni è successo qualcosa forse di più grave. Anche peggio. Sì, però, soltanto è stato portato ai massimi di questa esasperazione quello che è successo a Foggia. Ecco, esatto, Giuseppe, il problema è un altro: questa società ha fatto tanto per costruirsi un'immagine pulita, sana, di organizzazione. Ma noi non siamo, cioè noi no, voglio dire, la condanniamo in pieno. Voglio dire, sto condannando quei pochi incivili, perché così bisogna chiamarli, li dovremmo che isolare. Hanno macchiato e hanno buttato un sacco di fango su tutta la città, perché qui è coinvolta tutta la città. Quando si parla di calcio si parla anche di Foggia, e Foggia è intesa come città, ne esce fuori malissimo da questa situazione. Grazie a 40-50 scalmanati che chiamare tifosi mi ma sembra non sono sicuramente tifosi. Un titolo i di tifosi merito sono che non quelli meritano che assolutamente. Vengono tutte le domeniche allo stadio, i tifosi sono quelli che siamo stati oggi pomeriggio insieme a loro, i tifosi sono quelli che domani verranno allo stadio. Sicuramente il tifoso ha il diritto sacrosanto di poter non essere contento della prestazione con uno slogan, con un qualcosa, sicuramente, cioè nessuno glielo può vietare. Può essere il tifoso della curva, il tifoso della tribuna, il tifoso di in qualsiasi. Ma io penso che dopo la prestazione, un po' dentro tutti. Vabbè, noi c'è la rabbia, sicuramente, da parte di tutti. Cioè, però è normale che in faccia a faccia, anche delle persone per bene come noi, probabilmente avrebbero detto a tu. Voi forse l'avete fatto perché avete avuto questo confronto, quindi c'era questa cosa. Sì, però sai, anche noi leggere anche che la società potrebbe pensare di andar via, dà ragione purtroppo. La società, io sono qui per questo, ho accettato l'invito di Lello, certo, soprattutto per dire questo a tutti. Per tranquillizzare, la insomma. Credo. Non andrà sicuramente via, no. Non andrà da nessuna parte. Oggi ho detto ai giocatori, si può vincere, si può perdere, però... non è che per questo poi uno deve essere aggredito al ritorno da una sconfitta, sì, pesante, un derby e tutto il resto. Anche noi siamo stati, non dico i tifosi sono venuti dove stavamo da Tamma, che parlavamo di quello che poteva essere il futuro, decidere di quello che è il futuro. Anche lì siamo venuti da noi con parlare per chiedere un conforto.
ma non è più che dare il conforto a tutti nel dire che questa società rimane e sicuramente speriamo che rimarrà a lungo. Più di questo penso che non possa essere detto. Sì, perché l'amarezza e la rabbia di tutta la tifoseria, quelli che hanno a cuore le sorti rossonere, oltre voglio dire all'episodio negativo, quel comunicato ecco, ha un po' allarmato, perché finalmente si è trovata una società sana. È dovuto, che è evidente che una società era soltanto per far passare un messaggio diverso, certo. Dissociamo da queste azioni, da queste che possono essere altre azioni, quindi se dovessero succedere altre azioni di questo genere, allora la società pensa di non andare avanti, questo sicuro. Questo è legittimo, perché da parte di chi non solo deve tirar fuori i soldi, deve togliere molto del suo tempo personale per cercare di dare un contributo alla squadra, e alla fine deve ritrovarsi anche mischiato un messaggio, è bene che lo sappiate, insomma, per il momento noi restiamo fermi dove siamo, ecco, non è che se dovesse accadere qualcosa del genere in futuro ci potrebbero anche ripensare. Scusa Tonio. C'è un'altra dissociazione che bisogna fare con tanti di quei colleghi che hanno in maniera gratuita esagerato all'inverosimile tutto quello che è successo, perché non si parla per sentito dire, non devo fare io scuola di giornalismo a nessuno, perché non sono assolutamente all'altezza di farlo, però la logica dice che quando ti arriva una notizia va verificata, e invece c'è stato un rimbalzo di notizie esagerate, furti di telefonini, furti di portafogli dei calciatori, ma dove l'hanno vista? No, spranghe di ferro, anche di spranghe di ferro, credo non ci sia stato l'assalto al bastone da parte di qualche facinoroso, bastone di paniere probabilmente, cioè che ci sia stato l'intervento della polizia è fuori di dubbio. Anche in quel caso, per esempio, io non ti nascondo, ho ricevuto telefonate da emittenti nazionali ieri pomeriggio, questa mattina, che mi chiedevano conferma di quanto sapevano, cioè spranghe di ferro, furto dei calciatori, 5 poliziotti ricoverati in ospedale in condizioni gravi. Ho detto, ma mi sa che i poliziotti qualche graffio l'hanno ricevuto nella colluttazione che c'è stata, ma sono stati al pronto soccorso, sono stati medicati e sono tornati a casa regolarmente. Tutto questo in pratica fuori dalle mura della città è stato amplificato in maniera esageratissima, e questo non va a valorizzare il lavoro di chi invece questa cosa dovrebbe raccontare la verità. Seppur ribadiamo, tutto condannabile, perché la violenza è sempre una cosa che bisogna evitare, però è altrettanto vero che poi non bisogna neanche calcare la mano, perché poi credo sia stato anche in qualche modo smentito un'aggressione, mi pare si sia parlato poi soltanto di spintoni, se non sbaglio. Sì, il giocatore sembra che sia stato raggiunto da un ceffone, sempre. Vabbè, perché poi a un certo punto si è calcata ancora più la mano su alla spranga di ferro, già ci passa una bella differenza. Per dovere di chiarezza è bene parlare in un caso o nell'altro sempre di raccontare la verità fino in fondo, senza mai amplificarla e senza tra l'altro neanche sminuire quello noi che eravamo di ritorno da Andria, abbiamo in pratica seguito loro con le macchine che ci hanno preceduto quando stavano riuniti da Tamma per decidere il futuro di De Zerbi. Quando è arrivata la notizia dallo stadio, eravamo in collegamento in diretta con la trasmissione di Cicorella, avevamo potuto tranquillamente, è successo il finimondo, siamo andati no, vi ho ascoltato, avete fatto un ottimo lavoro di cercare di mantenere. Ci siamo spostati da Tamma allo stadio per verificare in effetti cosa fosse accaduto di reale. Sì. Insomma, non è accaduto di reale, c'è stata l'aggressione, tutto quello che abbiamo detto già qualche minuto fa, ma di tutto quello che poi è stato rimbalzato addirittura nei TG nazionali, c'era ben poco. Sì, anche perché, ripeto, la cosa è da condannare, ma ci sono stati episodi ben più gravi su altre piazze, ma non hanno avuto un'eco così esagerata. E allora, noi come al solito lanciamo i soliti nostri appuntamenti fissi di Zafò, prima di fermarci per il primo break pubblicitario. Il migliore in campo è una rubrica che c'è e la dobbiamo fare, anche se davvero diventa difficile trovarne uno dopo la partita di Andria. Al momento è Angelo, unico giocatore che tra l'altro è sopra la sufficienza con 6,52, poi appunto come dicevo precedentemente tutti sotto la sufficienza, addirittura anche sotto il
il 5,5 partendo dal terzo in poi, addirittura sotto il 5 partendo dal sesto. Allora, questi sono i voti dei tifosi e potranno continuare a votare per dare la possibilità al primo classificato alla fine di questa puntata di trascorrere una settimana, non tutta intera, voglio dire, solo per andare a fare la prima colazione per due persone presso il Luimar Caffè che affoggia in via Gioberti. E allora il sondaggio invece di questa settimana, lanciato subito dopo la sconfitta di Andria: se voi foste nei panni dei dirigenti rossoneri, che decisione prendereste? La squadra in ritiro, 44%, 229 voti, è la più suffragata. Segue cambiare l'allenatore, 28%, 149 voti. Nessuna, rasserenare il gruppo, 18%, 94, altro 51 voti, 10%. Poi lo ribalteremo nel nostro studio questo sondaggio, ma intanto ci fermiamo per il primo break. Restate con noi perché tra l'altro, grazie alla presenza dei colleghi in studio del direttore generale del Foggia Calcio, cercheremo di ripercorrere tutte le tappe che si sono vissute in casa rossonera in questo fine settimana davvero da dimenticare. A fra poco. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci. La tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario è un investimento sicuro. Perché scegliere carni affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da €9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Allora, attenzione, siamo di nuovo in diretta. Ho visto lo spot della Trattoria La Garbatella e siccome tra l'altro domani è la festa della donna, ha organizzato, come fa sempre,
eventi particolari in occasione di alcune feste. E allora ci sono due menù, a pranzo e a cena, tra l'altro indifferentemente si possono gustare. Uno a base di carne, 15 euro a persona, base di pesce 20. Ecco, noi ve li stiamo mostrando entrambi, così potete leggere, ricchissimo menù. Che cosa possiamo dire più della pizzeria Trattoria La Garbatella? Beh, si trova a Vico Quattro Porte, a Foggia ovviamente, e il menù della festa della donna appunto sia a pranzo come sia a cena, come già detto. Allora, questi sono i due menù, ve li abbiamo mostrati con i relativi prezzi. E allora, via i menù della Garbatella e mostriamo invece la prima pagina dei nostri personalissimi giornali, le testate giornalistiche che abbiamo soltanto noi, come il Corriere di Zafò. Nulla è perduto. E noi ci auguriamo che questa grafica realizzata da Francesco Ricci, che salutiamo, resti tale fino alla fine della nostra trasmissione, perché significa che nel frattempo a Matera, dove si sta giocando il posticipo tra Matera e Cosenza, il risultato resti invariato, vale a dire con il Matera in vantaggio per una rete a zero. Nulla è perduto. Perché? Andiamo a vedere insieme i risultati di questo fine settimana che ancora una volta salvano momentaneamente il Foggia, nonostante il brutto passo falso di Andria. Sì, perde l'imbattibilità Rigoli, che perde per 3-1 contro la Juve Stabia a Castellammare. Catanzaro-Benevento 1-1 con il Benevento che pareggia con Melara, il momentaneo vantaggio. Ricordiamo 6 vittorie consecutive da quando Rigoli si è seduto sulla panchina dell'Acragas. Dopo il momentaneo vantaggio del Catanzaro, Matera-Cosenza 1-0 in corso, siamo al 25esimo minuto della ripresa. Fidelis-Andria-Foggia 3-0, Casertana-Ischia 2-0, un gol. Questo è l'unico risultato negativo purtroppo per in quanto riguarda i discorsi relativi al Foggia Calcio. In rete Matute ed Alfageme, Lecce-Melfi 1-1 con un Lecce che riesce a pareggiare. Il Messina espugna Rieti e quindi batte la Lupa Castelli Romani per 0-1. Paganese Monopoli 1-1, sempre più giù il Catania che perde anche contro il Martino. Allora, ricordiamo che sulla panchina del Catania si è seduto per la prima volta e ha cominciato davvero male Moriero, che ha preso il posto di Pancaro. Moriero che peraltro, così una curiosità, era stato per un solo giorno allenatore del Martina a novembre, aveva allenato la squadra per un solo giorno per poi lasciare di nuovo la guida tecnica della squadra. E allora andiamo a vedere la nuova classifica, sempre in attesa che si completi il quadro della 25esima giornata con la gara Matera-Cosenza che si sta giocando in questo momento. Sì, il Benevento è quota 47, appunto Casertana e Lecce 46, una sola lunghezza, il Foggia rimane assieme al Cosenza 44, rimane sopra per via dello scontro diretto vinto 2-0 allo Zaccheria all'andata, il Matera sale a 38. Andando invece nella parte bassa, il Catania si trova adesso a 25 punti e rischia comunque ancora di rimanere invischiata nella zona playout. La Lupa Castelli Romani è sempre più ultima e qua è prossima alla retrocessione diretta. Allora, io non mi voglio soffermare su quello che è accaduto sugli altri campi, però vorrei vedere insieme a voi tutti i gol della giornata, perché poi vorrei subito tuffarmi nel fine settimana appena concluso in quello che è successo e quando anche hanno influenzato le scelte della società questi risultati. Ma andiamoci a vedere tutti i gol della giornata. Ancora incertissima la corsa promozione dopo la 25esima giornata del girone C di Lega Pro. Il Benevento guadagna solo un punto a Catanzaro, che basta però a mantenere la vetta. 1-1 il punteggio. Al vantaggio calabrese di Agnello al 28esimo, risponde Melara al 68esimo. Stasera il Cosenza, impegnato a Matera alle 20 nel posticipo, diretta su Lega Pro Channel www.sportq.tv/live, può raggiungere la strega al comando con 47 punti. Un pari anche per il Lecce, 1-1 col Melfi. Al nono Masini spaventa i giallorossi, ma al 94esimo l'ex Caturano limita i danni. Il Lecce viene raggiunto in seconda piazza dalla Casertana, che fa suo 2-0 il derby con l'Ischia. Un gol per tempo, Matute al 37esimo. E Alfageme al 48esimo. Crollo del Foggia d'Andria a cospetto della Fidelis, 3-0. Di Bollino al 32esimo. Bisoli al 74esimo. E Cianci al 79esimo. Le reti che decretano la crisi dei Satanelli. Torna al successo il Messina, che passa 1-0 a Rieti con la Lupa Castelli Romani. Decisivo Ionut all'87esimo.
I peloritani scavalcano la Paganese che pareggia 1-1 col Monopoli. Nella ripresa, botta e risposta tra Gambino al 48esimo e Bella all'83esimo. Si interrompe la serie positiva dell'Agragas, sconfitto 3-1 a Castellammare dalla Juve Stabia. Siciliani avanti con Di Piazza al 13esimo, ma le Vespe ribaltano il risultato con Lisi al 45esimo, Del Sante al 47esimo e Nicastro all'86esimo. È sempre più crisi per il Catania. Il cambio in panchina non giova ed è amara la prima di Moriero. Gli Etnei perdono 1-0 lo scontro salvezza col Martina Franca, condannati da Baclé che trova il gol partita al 32esimo. Allora, riguardando la classifica, qualche notizia aggiuntiva. Siccome la Corte Federale d'Appello si è pronunciata oggi per quanto riguarda le sentenze relative alla Dirty Soccer, che come ben sapete è tutto quel filone di indagini riguardava il calcio scommesse, ebbene, per quanto riguarda il nostro girone, per l'Akragas non cambia nulla, restano i 3 punti di penalizzazione. Qualcosa invece è successo negli altri gironi, perché all'Aquila da 13 i punti adesso saranno soltanto 6 i punti di penalizzazione, mentre per la Pro Patria da 7 sono stati ridotti a 3, quindi nulla cambia per quanto riguarda invece il girone C. E allora adesso io mi tufferei nelle cose di casa nostra, però subito dopo questo break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Sud Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval. Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome terza. Louis Mar Café Lounge Bar. Cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Mar Café per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Mar Café è anche locale Mediaset. Louis Mar Café ha la pagina ufficiale Facebook. Louis Mar Café non è una scelta qualsiasi. Louis Mar Café è il posto giusto. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in Via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185.
Un saluto a tutti gli amici del sito www.miticochannel.com che ci danno la possibilità di arrivare laddove il segnale di Teledauna non può, cioè vale a dire oltre il confine pugliese. Sono tanti i tifosi che abitano lontano da Foggia che riescono a seguire le vicende rossonere. Il lunedì sera in esclusiva è l'unica trasmissione in diretta che i tifosi che abitano lontano da Foggia possono seguire, è proprio questa, Zafò. Quindi un grazie particolare agli amici di miticochannel.com e soprattutto grazie a tutti i tifosi che ci seguono così lontano e con tanta passione. Intanto vediamo per l'ultima volta Grazia con la maglia ufficiale del Foggia Calcio e con lo sponsor della Tamma, perché adesso si cambierà d'abito per tornare con noi vestita in maniera più elegante. Noi intanto lanciamo, mentre tu puoi accomodarti per il cambio, lanciamo invece l'altra testata giornalistica, che è la Gazzetta di Zafò. Bollati pure da Bollino, e capita spesso purtroppo di prendere gol da un ex, e in passato è già capitato al Foggia, peraltro anche ex diciamo così, che non avevano trovato molto spazio, per non usare altri termini, negli schieramenti del Foggia. Mi viene da pensare subito a Zizzari, per esempio, che non ha lasciato. Zizzari. Zizzari, non so se lo ricordate, che non aveva lasciato un grosso ricordo. E che ci bucò alla prima occasione. E che è stato capace. Ma potremmo citarne altri. Bollati pure da Bollino, perché è lui ad aprire le marcature ad Andria e a aprire la pista purtroppo ad un risultato piuttosto eclatante. E il Foggia che prende 11 gol nelle ultime trasferte, compresa la partita di Siena di Coppa Italia, è davvero un trend difficile da digerire. Andiamo a vedere insieme che cosa è successo intanto ad Andria per questa partita, che non era partita, scusate il gioco di parola, ma malissimo, no Antonio? No, infatti. Le prime azioni sembravano che il Foggia potesse confermare le promesse fatte, cioè da parte dell'allenatore, della disputa di 10 finali e quindi di poter... Io parto dal dopo. Perché voglio, mi spiace. No, parto dal dopo, sì. Nel senso che i tuoi ospiti hanno espresso il proprio pensiero su quello che è successo dopo. No, ma ci torneremo sicuramente. Ah, okay. Allora, sì, perfetto, sì. Siamo sulla parte. Alberto, mi brucia, okay, la scaletta, però ci dobbiamo tornare. Allora, il primo quarto d'ora e quindi l'approccio del Foggia alla partita sembrava essere veramente positivo, in linea con quanto sbandierato alla vigilia col concetto delle 10 finali e della cattiveria. Il punto è che bisogna distinguere la cattiveria dall'isteria. La cattiveria, agonisticamente parlando ovviamente, è per me quella che ti consente di inseguire fino alla fine il tuo obiettivo. L'isteria è quella... quell'elemento che ti fa perdere la lucidità nel momento in cui le cose non vanno come vuoi tu. E il Foggia si è perso dopo il gol di Bollino, che ha aperto le marcature. Come purtroppo spesso è accaduto in questo campionato. Ho visto una squadra totalmente in balia dell'avversario, che non ha saputo reagire, una squadra a riserva di energie fisiche e mentali, e credo e temo, ma chi è addetto ai lavori ovviamente può dirlo meglio di me, che una cosa dipenda dall'altra e che siano direttamente proporzionali, una squadra che non ha saputo assolutamente reagire, una squadra, come si dice in certi casi, scarica totalmente. Ed è probabilmente la cosa più preoccupante, considerando che poi ne sono rimaste ancora 9 di finali e il rammarico cresce perché le altre neppure corrono e il Foggia non ne sa approfittare. È fuori discussione dire che è un Foggia, quello visto ad Andria, che fa impallidire anche il brutto ricordo del Foggia visto a Catanzaro nella passata stagione, perché è un Foggia che non è praticamente esistito se non nella prima, forse mezz'ora, fino al gol dell'1-0. Vabbè, a questo punto portiamoci anche al dopogara, visto che tu non hai parlato nella prima parte. Al dopogara inteso come... quello che è successo poi al ritorno. Era a quello, sì, che volevi aggiungere, sì, qualcosa, sì. No, è che prima che il puritanesimo si impossessi dell'ambiente, anche io prendo le distanze, come tutti, dai fatti violenti che hanno caratterizzato
il dopo, non prendo le distanze da quello che non c'è stato, e che la vicenda post Andria Foggia di via Gioberti apre per conto mio numerosi interrogativi. A, 400 persone nel piazzale antistante lo stadio aspettano che la squadra ritorni da Andria, visibilmente delusi, aspettano che la squadra ritorni da Andria. Per conto mio reputo assolutamente insufficiente il servizio di sicurezza presente davanti allo stadio. Assolutamente. Il primo aspetto sarà stato sottovalutata la reazione. Non sto giudicando. Sì. Sto ponendo degli interrogativi perché mi piacerebbe capire. Tu dici un po' più di prevenzione, forse. Assolutamente. Anche valutare il non ritorno della squadra allo stadio Zaccheria, considerato il fatto che, insomma, probabilmente gli animi erano un pochino più accesi. Certo. Altri interrogativi che ci riguardano, che riguardano i giornalisti, che riguarda il modo di fare comunicazione. Anche io non voglio, non potrei, perché non ne ho facoltà assolutamente, fare processi a chi ha scritto determinate cose. Andrebbe spiegato il modo con cui il flusso di informazioni è arrivato. Arriva. E posso rassicurare chi ci ascolta, ma non per prendere le distanze, per giudicare altri giornalisti, che la stampa locale non è partecipe di certi meccanismi di comunicazione che fanno. È inutile parlarne adesso perché credo che non gliene freghi assolutamente niente a nessuno, perché tanto oramai il danno che si fa certo, è fatto. Certo. Quindi credo che sia una cosa internos, tra virgolette internos, della categoria, ma dici. Che fa emergere ancora di più, per conto mio, la grave crisi, gravissima crisi di mezzi e di persone e di risorse nelle quali versa la nostra professione. E questo, ripeto, è un discorso a parte che non riguarda, perché, ripeto, andrebbe spiegato il flusso, come avviene il flusso di informazioni. Da dove parte e come arriva? Perché una volta partiva dalle agenzie di, quando non c'erano i social network e internet, partivano dalle agenzie di stampa. Esatto. Che ovviamente avevano dei corrispondenti, la grande responsabilità, avevano soprattutto dei corrispondenti sul posto che spesso erano anche testimoni oculari. Esatto. Okay. Cosa che probabilmente in questo caso credo adesso non sia accaduto. Ma poi rappresentava il Vangelo una volta, no? L'agenzia di stampa, sì, e sì. Poi allora, zona per zona. Siccome ti dico io su questa cosa, adesso magari invece una sbirciatina sui social network, dove ovviamente può scrivere chiunque e quello che vuole, io purtroppo non può essere la fonte di una notizia, questo voglio dire, non so se è questo quello che intendevi. Io mi arrabbio, mi incazzo. Certo. Perché sono stato, tra virgolette, vittima illo tempore di una gestione distorta, sto parlando dell'episodio che mi riguardò, ricordo, di una gestione distorta di presunti esperti della comunicazione che poi si dileguarono e scomparvero quando si trattò poi di andare avanti con gli atti processuali, che fecero arrivare una forma di quell'episodio ingigantita del 200%, senza che io potessi, anche perché ero un ragazzino piccolo all'epoca, e determinate cose non le capivo, adesso le capisco. E ripeto, per tornare, senza divagare, andrebbe spiegato come il flusso di informazioni arriva. Ripeto ancora una volta, la stampa locale c'entra poco in questo caso. Assolutamente non c'entra. Assolutamente. Finirà per subire l'onta di chi se la prenderà con i giornalisti che hanno scritto cose sbagliate e che purtroppo, tra virgolette, hanno fatto sì che l'aspetto, l'immagine della città di Foggia sia stata. A monte c'è sempre la presa di distanza dalla frangia violenta che si è resa protagonista di determinati episodi violenti. Per amor di chiarezza, così come abbiamo detto in apertura, in questa trasmissione, come credo anche stiamo facendo altrove, è bene anche chiarire meglio come sono andate le cose. Perfetto. Senza né ingigantire e senza sminuire quello che è accaduto. Però siccome poi a volte
per rendere la notizia più roboante, si cerca di aggiungere quel qualcosa in più, più di un qualcosa in più, per renderla ancora più appetibile, per poi farla finire in pasto a gente che poi ci deve sguazzare tanto dentro. Per inciso, no, tanto per le spranghe non c'erano, e se fate caso sui giornali di oggi locali non si parla di spranghe, però El País, certo, in Spagna è arrivato il messaggio che c'erano le spranghe. È ancora più indicativo il fatto che la questura oggi abbia emesso un altro comunicato che in un certo qual modo non smentiva quello di ieri, ma ridimensionava parecchio. Certo, certo. Mi piacerebbe sapere come l'associazione calciatori, che giustamente è tenuta a proteggere la causa di un calciatore spintonato, schiaffeggiato, cosa ne pensa alla luce del nuovo comunicato della questura. Stop. Non dico più niente perché... Sarebbe lungo questo discorso, perché poi, ripeto, a proposito di chi ci sguazza e chi approfitta di queste cose, anche poi per ciurlare nel manico del tipo ma piazze come questa così infuocata potrebbe non far piacere alla federazione, alla Lega, e quindi andrebbe meno aiutata per farla salire di categoria. Cioè, ci si inventa davvero di tutto pur di girare il coltello nella ferita, già esistente, no? Il mancato aiuto da parte della Lega che sia talmente evidente. Però siccome il nemico è sempre dietro l'angolo, è chiaro che approfitta poi di queste occasioni per tu ti riferivi all'episodio caduto a te a Manfredonia, giusto? Sì, certo. Quando praticamente io sono stato costretto alle 11 di sera per iniziare a trovare in ospedale. Sì, per verificare, certo. Ecco, giusto per dare, vuol dire. Non era una forma autoreferenziale, era semplicemente. No, capisco. Sto dicendo in pratica. Era solo per spiegare che se in certe situazioni non si sa gestire quello che si vuol far passare fuori, si rischia di creare un caos pazzesco. Poi a Manfredonia sono successe altre cose, però vabbè, mo è inutile parlarne. Certo. Era soltanto per apportare un episodio. No, per cercare di fare informazione e non disinformazione. Mi ricordo soltanto, ecco, come dire, a onore del vero, no? per confermare quanto dice Antonio, che io fui, da giornalista sportivo, fui costretto a fare il giornalista di cronaca dal direttore di Telenorba all'epoca, Enzo Magistà, che mi impose di rimanere lì e verificare tutto quanto si era detto. In effetti poi verificammo di persona, insomma. Tu hai fatto il giornalista come avrebbe dovuto fargli gli altri, diciamo, cioè verificando sul posto e sul campo quello che accade. Cosa che probabilmente sabato sera non hanno fatto tutti, soprattutto se parte da qualcuno che non era proprio fisicamente a Foggia, quindi diventa molto difficile poter capire quanto poi alla fine si è riuscito a raccontare di vero di quello che è accaduto. Fermo restando, lo rimarchiamo, qualora qualcuno volesse anche in questo caso cercare di deviare ogni discorso, che è tutto da condannare. Ora, se è più grave o meno grave, è comunque da condannare quello che è successo sabato sera. Ritorniamo alle vicende post Foggia Matera, o se vogliamo la tua sensazione di questa squadra dopo aver ascoltato le promesse e le premesse. Sono partito perché ci siamo tutti meravigliati che non era stato convocato Mazza, perché il mister non lo trovava nel momento giusto. Io mi dispiace per Mazza, perché starà messo molto male se i convocati erano tutti giusti, il che non mi è sembrato. Quindi purtroppo la squadra manca, non sono neanche tanto d'accordo con Antonio sull'approccio, perché tu stai facendo una partita con una squadra di categoria, cioè che probabilmente in altri periodi di questo campionato, perché noi dobbiamo sempre, non dobbiamo dimenticare che se la gente, noi stessi siamo arrabbiati perché abbiamo visto un altro Foggia, non in un'altra stagione, l'abbiamo visto adesso. Probabilmente, ecco, dobbiamo anche sviscerare, cioè mettere sempre i cappelli su tutto, che tutto va bene, che ci sarà questa reazione, non è così. C'è un problema nello spogliatoio, e questo lo dobbiamo dire, che fino a un certo punto è anche fisiologico, perché esistono dei giocatori che sono stati acquistati, sono stati pagati molto per la categoria, questi giocatori sono stati subito sostituiti dai nuovi, quelli che avrebbero dovuto fare
la panchina e aspettare il loro turno. C'è un po' di maretta in questo discorso e noi da fuori non riusciamo a capire, però vediamo che entrare in campo per una finale significa che non fai quella mezz'ora, Antonio. Tu vai determinato, isteria, determinazione, cattiveria. Però il riferimento di Antonio era al fatto sempre dopo che passi in svantaggio, esatto, succede sempre qualcosa nella testa. Tu sei andato lì perché devi vincere. E noi dobbiamo dire sono che d'accordo. In questo periodo, purtroppo dopo Natale in poi, noi non abbiamo visto nessuna partita come quelle del primo periodo. Gli approfondimenti extracampo li cominciamo credo sia adesso. Finita Matera, è finita, mi pare che è finita Matera con vantaggio del un'altra Matera. Buona notizia in un fine settimana. Un'altra telefonata a mister Padarino. Ecco, e quindi ringraziamo Pasquale Padarino, il nostro concittadino, che ovviamente sta facendo i suoi interessi, ma in questo caso ha fatto anche gli interessi del Foggia. Giusto per chiudere la parte agonistica della gara, abbiamo già visto più o meno i voti dei tifosi nel pagellone di calciofoggia.it. Andiamo a vedere invece la stampa come ha giudicato la prestazione dei rossoneri, e quindi ringraziamo Carni Affini, che è lo sponsor del super pagellone. Ricordiamo, media voto di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta del Mezzogiorno. In testa vi è Sarno con 6 di media, poi partono le insufficienze dai 5,83 di Angelo e Gerbo fino a scorrere verso il basso le insufficienze più pesanti come il 4,83 all'ultima posizione di Coletti. E allora, prima di ascoltare il racconto dettagliato di quello che è accaduto in questo fine settimana e queste riunioni fiume da parte della società, che ovviamente per loro, ci mettiamo nei loro panni, non era facile prendere una decisione in questo momento della stagione. Qualsiasi decisione poteva essere sbagliata, poi lo racconteremo soltanto fra qualche settimana, fra qualche mese, ma intanto il nostro sondaggio lo ha chiesto ai tifosi e io voglio chiederlo anche agli ospiti in studio, nei panni dei dirigenti, che cosa avrebbero fatto. Sì, ci sono arrivate anche domande da casa che chiedevano al direttore Tiso qual è l'idea che si è fatta la società riguardo a questa vicenda. Ce la racconteranno. Noi ricordiamo le opzioni del sondaggio, ossia la squadra in ritiro in testa al 44% con 229 voti, poi cambiare l'allenatore 28%, nessuna, rasserenare il gruppo 18% e altro il 10%. Altro qualcuno già mi ha raccontato qualcosa, però non l'abbiamo inserito nelle opzioni, tipo aumentare i giocatori messi fuori rosa o qualcuno cambiare il preparatore atletico, insomma, ce ne sono di bloccare gli stipendi di vari. In effetti quelle sono intanto ai nostri Antonio, la tua opzione, tu che cosa avresti fatto? Poi sentiamo quello che invece, perché sono arrivati a questa decisione di riconfermare. Io ti dico perché, io ti do la risposta, però ti spiego anche come ci arrivo. No? Certo, allora, certo. Subito dopo la partita, come è successo ai dirigenti del Foggia, io avrei esonerato immediatamente De Zerbi. De Zerbi è stato esonerato nel tratto tra Andria e Foggia. Qualcosa è cambiato nel momento in cui sono arrivate notizie dallo Zaccheria. C'è stato un momento di pausa, si è deciso anche di rimandare un'eventuale decisione per accertarsi di quello che era accaduto. Poi c'è stato l'incontro il giorno dopo anche con il tecnico De Zerbi, che probabilmente ha avuto visti dal tecnico e visti dalla società. E allora a quel punto nasce il dilemma: proseguire, ma come? Se ci sono i presupposti per proseguire in senso positivo, resta De Zerbi. Se il tecnico non convince la società che è possibile andare avanti, nonostante tutto, io esonero De Zerbi. Questo credo che sia la sensazione che ha vissuto il gruppo dei dirigenti, dei proprietari del Foggia, dei soci, e quello che in pratica abbiamo pensato anche noi, strada facendo, man mano che sono maturate tutte queste situazioni. Quindi anche per te il primo impulso è stato quello. In questi casi che cosa ci vuoi fare? L'unico che può pagare... Fermo restando, esatto, no, che ci sono poi determinate condizioni che purtroppo non sono leggi scritte, ma che poi valgono nel calcio, no? Non potendo cambiare una rosa di 22-23 giocatori, in genere chi paga è l'allenatore. Adesso ti dico la mia, io sono contento che sia rimasto De Zerbi, perché credo che con la giusta maturazione, con la giusta esperienza, che anche in questo caso si farà e si è fatta già, nel senso che si è trovato in questa situazione
da un giorno all'altro dalle stelle alla polvere, no? Come si dice? Sì. E diventerà un grande allenatore, probabilmente lo ammireremo alla guida di qualche altra squadra fra 3 anni, 4 anni, quando sarà il momento. Quindi noi non dobbiamo dimenticare che siamo tornati allo Zaccheria, o meglio la gente è tornata allo Zaccheria, noi ci andiamo per lavoro, purtroppo, ma 14.000, 15.000 persone sono tornate allo Zaccheria dopo tanti anni perché si sono ammaliate, si sono appassionate al gioco che Foggia ha fatto vedere, e siccome sono convinto che chi impara a giocare in una certa maniera non lo può dimenticare in maniera categorica, come è successo a Foggia delle ultime partite, evidentemente c'è da risolvere qualche problema che va al di là, ecco, dall'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, dell'aspetto calcistico, che comunque De Zerbi ha dimostrato di poter attuare anche ad alti livelli. Di Foggia fino a Natale, come diceva Alberto, si è parlato in termini entusiastici per quanto riguarda il gioco, per quanto riguarda la società, la serietà della società, una società economicamente tranquilla, puntuale nei pagamenti, eccetera. Di punto in bianco tutto questo non può crollare perché 22 persone dimenticano come si parla, calcisticamente parlando. Quindi sanno parlare, bisogna dire perché hanno deciso di fare il silenzio stampa. Più breve il tuo intervento, tu che cosa avresti fatto da dirigente? Così poi sentiamo. Io avrei fatto il ritiro. Però poi la società, non so chi, ha deciso che dobbiamo continuare a provare ad alzare questa coppetta, che non sappiamo cosa farcene, perché se ne fossimo tolti da prima, probabilmente la coppa è anche una conseguenza, perché quello che è successo dopo Siena ha esasperato ancora di più gli animi. Se non c'era quella partita, tu passavi da Lecce ad Andria, forse avevi una settimana di... Quindi io avrei messo il ritiro, Lecce, però Castelli, non... Da Lecce con Lupa Castelli. Da Lecce, stiamo parlando, diciamo la stessa cosa. Io avrei fatto d'impeto così, io faccio altro, perché capisco, torno indietro e penso che questa squadra non può aver dimenticato tutto. Allora, se esistono 2, 3, 4, 5 giocatori che non giocano, non recepiscono quello che il mister dice, perché qua due sono le cose, e là non volevo stare in quella riunione, perché o dobbiamo dire che il tecnico non sa parlare, o dobbiamo dire che i giocatori non sanno ascoltare. Allora, siccome io e voi probabilmente oggi vi siete fidati del tecnico perché gli riconoscete le capacità, allora probabilmente 3-4 giocatori che non potete mandare via, io penso sia anche il caso che un po' di panchina, un po' di tribuno non possa far male, fa bene a tutti. Facciamo, abbiamo tanti giocatori, giocatori che possono fare, visto che adesso, diciamo, abbiamo anche capito che questo campionato si può anche non vincere, però insomma diamo un segnale, creiamo un po' di tensione all'interno dello spogliatoio. Vorrei ascoltare bene, insomma, tutti i particolari di questo fine settimana. Antonio? Ti tolgo veramente pochi secondi. Sì. Il Foggia di quest'anno è una situazione secondo me atipica, è difficile da giudicare e per certi versi anche indecifrabile. È chiaro che chi vede il Foggia Andria pensa che probabilmente l'unica scossa la può dare un cambio d'allenatore. La realtà dei fatti, per come la vedo io, per come l'abbiamo osservata in questi mesi, è che questo è un progetto, è una Ferrari, è una macchina data nelle mani di una persona, è un progetto interamente costruito attorno alla figura di un allenatore. Quindi è probabilmente coerente e giusto dare la possibilità e allo stesso tempo non concedere alibi a chi questa Ferrari la deve guidare fino alla 34esima giornata di campionato. La taglia del vestito è quella, è scucita addosso, quindi non possiamo... Per come la vedo io. Bene, allora... Notiso, prima però vi mostriamo l'ultima testata giornalistica della puntata, ed è tutto Zafò, ricomincio da te. E non da tre, come il film. Parafrasando il titolo del film. Ricomincio da te, perché ricominciano da De Zerbi. Ne parliamo subito dopo il break pubblicitario. È lunga questa. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio.
Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da €9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Allora, prima di ascoltare la voce del direttore generale del Foggia, ci racconterà che cosa è successo in questo fine settimana con Graziana Deleteris. Invece parliamo brevemente del concorso di Miss Rossonera 2016. Tu perché ti sei iscritta a questo concorso? Beh, mi sono iscritta semplicemente perché c'erano delle mie amiche, quindi per divertimento alla fine, perché questo è... Il primo concorso di bellezza a cui partecipi? Sì, concorso di bellezza sì. Mentre per quanto riguarda sfilate... Sì, in autonomia diciamo, a prescindere, sì, a prescindere dal concorso, adesso vediamo saltuariamente. Di foto, e mentre come... Servizi fotografici, ne hai già fatti altri, ti piace il mondo della moda? Perché? Sì, però non mi baso su quello, perché nella vita non penso di fare quello, perché penso di fare medicina. Ah, però, ecco. Però è un divertimento. No, faccio il quinto anno di liceo scientifico. Ecco, quindi poi vuoi diventare medico, sì. E quindi questo resterà un hobby. Certo. Così sfilare durante... I piedi per terra. Ecco, sì. Beh, saranno in tanti iscriversi a scegliere come medico, insomma, sicuramente. Certo, perché poi l'aspetto estetico poi ti potrebbe aiutare anche da, no, un bel medico è sempre meglio di un brutto medico. Ma sì. La bravura. Perfetto, allora abbiamo conosciuto un po' meglio Graziana Deleteris, adesso invece andiamo a conoscere un po' meglio quello che è accaduto in questo fine settimana. Allora, subito dopo del ritorno da Andria, tutta la dirigenza si è subito riunita. Con, credo, la forte motivazione, e lì eravate, credo, un po' tutti decisi di voltare pagina e a quella partita magari scegliere un altro tecnico. Ma sinceramente siamo tornati da Andrea, sembrava forse lui stesse insieme a noi, perché ha raccontato un qualcosa che veramente fa fede in tutto quello che è successo. Grazie.
Stavamo lì, ci siamo visti anche perché lui stava fuori, io stavo dentro. Antonio è un segugio. È un segugio veramente ottimo. Stava lì, ci siamo visti, aspettava delle notizie. Poi veramente siamo rimasti alquanto rammaricati per quello che poi succede. Stava in quel momento per succedere. Questo è successo mentre voi eravate in riunione allo stadio, quindi... Stava per, che poi ignari di quello ignari, che poteva perché accadere. Noi stavamo pensando ad altro. Poi è successo quello che è successo allo stadio, quindi si è pensato soprattutto a vedere dove portare questa squadra. E poi è stata portata in questura dove sono stati messi in sicurezza. Possiamo ha dire spostato un po' il focus. Possiamo dire un'altra notizia che si era sparsa, che non so se sia vera, non te l'ho chiesto prima magari. Ma i giocatori in autonomia hanno deciso poi di andare in una località segreta senza dir nulla alla società, o in qualche modo è una scelta che hanno preso loro e si sono spostati con un pullman e sono andati in una qualcuno l'ha fatta passare sigla. Com'è che se voi l'aveste abbandonati, no, non è vero assolutamente no, perché in quel momento da qualche in parte questura ho letto qualcosa del genere. Erano presenti il direttore sportivo Beppe Di Bari, c'era il segretario generale che era Pippo Severo e c'era il responsabile alla sicurezza del Foggia Calcio che è il signor Lello Cariti. Quindi in confermo. Quel momento no, non è che se non c'era la società, se ne sono la società, andati a spese proprie in una società, località segreta. La società c'era, che poi non c'era Giuseppe Tiso o i fratelli Sannello o Luca Lecceso, Massimo Curcio Fares, non è che certo. Stavamo là parlando no, di volevo altro. Chiarirlo questo, il focus perché... a noi non doveva essere spostato, invece poi c'è stato spostato sia ieri di domenica che sia sabato per quello che è successo. Non ci ha lasciato più quella determinazione che avevamo preso in un momento. Il mister non è che noi l'abbiamo messo in discussione. C'era stata già tempo addietro un qualcosa che era sì stata scatenante per metterlo in discussione. Subito dopo la partita ma di Lecce. Giusto per ricordarlo. Che io sto qui dicendo no, non è vero. Sì, però leggo su alcuni giornali che noi abbiamo contattato 4-5 allenatori. Ciò non è vero. Noi non abbiamo contattato nessuno, anche perché non abbiamo avuto neanche il tempo per poterlo fare. La questo società... lo confermo io al posto di Tonio, perché di Gautieri poi mi sono accertato attraverso il suo procuratore che effettivamente questa volta non l'avete questa chiamato. Volta questa volta non l'avete chiamato. Noi non l'abbiamo chiamato, non abbiamo fatto niente perché aspettavamo cosa si dovesse fare, anche perché prima di prendere qualsiasi tipo di decisione non affrettata, non presa dall'impeto, dalla rabbia, da quello che poteva essere in quel momento la delusione, dovevamo parlare col direttore sportivo, che in quel momento quello che stava succedendo, noi eravamo insieme a lui per affrontare insieme il problema, per dare delle risposte, Alberto, che io oggi che tu me le dovessi chiedere non te le so dare. Se tu mi dici quei 4-5 elementi, per me è come ci ha detto il mister, sono tutti 24 di primissima fascia, sono tutti e 24 che giocano per la maglia, sono tutti e 24 che danno il massimo. C'è poi, come gli ho detto anche oggi alla squadra, si può vincere ma si può perdere, non è che noi siamo per forza legati ad una vittoria, si può vincere e si può perdere, si vince in modo e si può perdere anche in modo dignitoso. Forse tu ci accusi, perché metto anche insieme a loro, di aver perso in modo non dignitoso, e questo mi sembra che questo sia lampante, sì. Forse sia questo lampante, sì, capito? Però no, perché io parto da io... no Giuseppe, ma proprio un flash, io parto da quello che sento dall'allenatore 24 ore prima, non del mese prima, quando mi dice adesso cambia tutto perché vedrete un atteggiamento diverso e io non lo vedo. Ripeto, o uno non sa parlare o uno non sa ascoltare, quindi è una scelta difficile, perché capisco che tutti non possono andare, ma che ci sia, vogliamo mettere che non ci sia un problema nello allora spogliatoio, noi non lo posso, di società mi sembra nello che... spogliatoio non ci entriamo, è certo, perché tu sei benissimo ed è giusto, non ci si rispetta, ed è giusto, quindi il suo luogo di lavoro sono delle cose che vanno dette e se si dicono tra di loro oggi si dicono e dopo passa subito, quindi sono delle cose che abbiamo detto. Il direttore sportivo già da sabato sera si è aggregato alla riunione, sì, che stavate facendo, sì, ma poi vi siete riaggiornati al...
Niente, nessuno, perché sempre una riunione noi. Sempre tra no, domenica pomeriggio alle 17. Poi alle 17 vi siete riaggiornati e in quel caso là ha partecipato anche il mister. No, è venuto il direttore sportivo e il mister ci ha raggiunto alle 21 di ritorno dal posto dove sono stati e si è deciso anche in virtù che forse non era tutto buttato all'aria, perché stiamo a 3 punti dal primo posto. Oh, quanto hanno influenzato le vostre scelte, i risultati molto. Che ci sono stati ieri sera? Tonio ci dice molto, io ti dico no, non era di peso. È un fatto psicologico, non è tanto un fatto che ha motivato la decisione perché finale. Tutto è però psicologicamente, tutto possibile. Le 9 partite che restano diventano importanti, mentre se c'erano risultati diversi diventava meno importante che ci fossero ancora 9 partite. Perché il distacco aumentava, è un fatto psicologico, ripeto, che magari non è quello che ha determinato la scelta, che ci saranno motivi certamente più validi, però influisce anche quel tipo di risultato, insomma. Ma sì, forse ha potuto incidere, ci ha potuto su alcuni aspetti. Dipende quando l'avete presa la decisione, è stata presa dopo il confronto con il mister alle 22, allora già sapevate poco prima delle 22, vero Giuseppe? No, molto di più dopo. Prima, 30. Cioè dopo le 22 dicevo, nel senso che la riunione è cioè non è che stavamo lì perché aspettavamo. No, però c'è stato il confronto con il tecnico che probabilmente vi ha, come dire, alla fine vi ha permesso di prendere la decisione. Sì, abbiamo messo la società ho deciso di mandarli in ritiro, da ieri stanno in ritiro fino a domenica, che poi rientreranno lunedì. Non per farli settare in protezione, che può passare un messaggio, non possono uscire, è un fatto che devono stare insieme. C'è questa partita di domani che, come diceva Alberto, si può vincere, si può perdere, non è che ci importa più di tanto, niente. Assolutamente no, ci importano veramente a non perdere quell'obiettivo che per noi rimane quello che dove stiamo adesso. Fermo restando che un Inter-Juventus ritorno di Coppa è la dimostrazione che tutto può succedere. Il Foggia che conosciamo, il contrario tranquillamente in Siena, che abbiamo visto. E la concentrazione massima dà anche i risultati. Cioè. Ma noi non è che si dice si deve centrare questo obiettivo per forza, perché quest'anno roba. Tutti ce lo aspettiamo di fare qualcosa di sicuramente di meglio dell'anno scorso. Però alla luce di quello che stanno facendo le altre squadre. Come si fa a non pensare che questo possa essere l'anno giusto. Sicuramente deve essere quell'anno, deve essere, potrebbe diventare quello giusto. Nulla deve essere lasciato di intentato. Assolutamente no. Ma penso che noi come società abbiamo dato la massima di disponibilità a tutto. Cioè, non è che ci può essere qualcuno che ci venga a dire come qua. E abbiamo dato la possibilità e la gestione piena al mister. Cioè, la squadra, come diceva prima Alberto, è stata fatta su quelle che sono state le sue indicazioni, sono stati presi degli elementi sulle sue indicazioni. Certo. Andare a prendere un altro allenatore di questi tempi, a 9 partite dalla fine del campionato, con un modulo da adattare a queste persone, a questi calciatori, è un po' difficile. Lo so, però Giuseppe alla fine può dare quella, a 9 partite svolta. E se io ti facessi una domanda impertinente, ti dicessi e a 8 partite che cosa faresti? No, perché io te la devo fare, perché questa potrebbe essere una decisione a tempo, perché la società non ha deciso niente. La società ha deciso a tempo, scusa Giuseppe. Però se io l'ho pensato a Lecce, se mi è paventato, attenzione, la società ha il diritto di fare tutto quello che vuole, perché la società ha deciso, sì. Ha dato tutto al mister, il mister non ha restituito per colpe probabilmente da come avete scelto, deciso non sue, pensiamo, però sì. a Messina si perde 3-0, cosa fa la società? Non va a prendere un altro allenatore? Perché oggi io e capisci che ci tengo a questa maglia, te lo devo fare questa domanda, tu me perché la fai, fino adesso mi sto dicendo e noi dobbiamo tentarle tutte, però la società si sarà dato un'indicazione anche di questo tipo.
Ah, se la scelta di cambiare l'allenatore era fatta forse a monte di 15 giorni fa, ma che non è stata neanche tanto sentita, è stato fatto una chiamata, cioè basta, cioè sondaggio, senza sondaggio. Di che non è che Pino, ci stava la bisogna... dire, se una società si guarda intorno, perché probabilmente come fa con il mercato di gennaio, che forse il mercato di gennaio non ci ha dato quel valore aggiunto che ci avrebbe dovuto dare, adesso non entriamo nei singoli, però è questo il discorso, perché cercavamo una punta centrale e la punta centrale non è arrivata e abbiamo preso un'altra cosa, perché Iemmello a un certo punto è andato fuori rosa, il Viola non c'era più e non sapevamo chi mettere a centroavanti. Queste sono scelte che non so chi ha sbagliato, ma sono delle scelte che oggi paghiamo. Vabbè, si potrebbe fare, ognuno poi trova... delle scelte che tu no. possa dire che sono state sbagliate, no, perché... no, sbagliate, sbagliate io lo vedo col senno di poi, perché io nella vita faccio un altro mestiere, però col senno di poi ti dico che noi fino al giorno prima siamo andati appresso, e perché questi sia Sansovini che Antenucci, che non hanno le stesse caratteristiche di Arcidiacono. Allora oggi, se Arcidiacono mi dava il valore aggiunto, ma perché tanto in di quel cappello, periodo però... avevamo Mazza che si stava curando e non si sapeva il tempo di recupero di Mazza. Ecco perché si è deciso di fare quest'ultimo periodo. Pino, possiamo anche dire che questi giocatori nostri sono tutti incubatrici, come si dice, vabbè, ma... che sono tutti, non no, lo so, no, e mi... siamo partiti da Floriano, sono tutti da pensare che poi Mazza ha recuperato in fretta, però adesso è fuori rosa. Vabbè, comunque sono altri è una altri battuta, aspetti. La mia no, battuta, io sai con te ci parlo. No, ogni tanto dobbiamo anche sdrammatizzare. Salutiamo anche Sergio D, poi l'ultima domanda, e voglio ricordare che come sempre dopo Zafò alle 22:30 scatta Zafò 13:30, che oltre a portare il nome dello sponsor significa anche 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa, che ci potete chiamare allo 0881 3300 35. L'ospite di questa puntata insieme a me in questa parte seconda denominata Zafò 13:30 è il direttore generale del Foggia Calcio, che non vede l'ora di rispondere alle domande. Stasera saranno 0881 3300 35. Vi diamo la possibilità anche di interagire con noi telefonicamente. Intanto salutiamo Sergio D, che tu... Sì, Sergio D, abbigliamento uomo. Si trova a Foggia in via Bari 9. E vi sono 9 arrivi per la primavera 2016, quindi affrettatevi. E salutiamo anche la Cesvin per le acconciature. Ah sì, sì, già che ci troviamo, sì, cioè, giustamente, sì. Allora, ci sono tante cose da buttare via di questo fine settimana. Dovete smettere, i conduttori televisivi, secondo me, vanno citati. Perché? Voi pagate la tassa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali? Perché? Perché tu e Massico, ogni volta, buttatevi il telecomando. Non si può fare. È un modo di dire. Non cambiate canale, allora, la prossima volta senza buttare via, perché sennò inguiniamo. Mi hai fatto perdere il filo, stavo dicendo un qualcosa che in questo momento mi sfugge, e va bene, e allora non lo riprendo più, quindi passiamo ai... Come si dice a Foggia quando fai una cosa del genere? Oggi sono in confusione pure io. Va bene, una cosa importante, però detta in un altro modo, insomma. Resta il mistero del perché il Foggia si ritrova... Ah, ecco, adesso mi sono ricordato. In questo fine settimana tutto da dimenticare, ci sono alcuni aspetti che invece hanno salvato in qualche modo il momento del Foggia. Sono i risultati provenienti dagli altri campionati.
campi, e tra il fine settimana ci aggiungiamo anche il risultato di questa sera, lo voglio ricordare perché il Matera ha battuto il Cosenza 1-0 e quindi ha tenuto il Cosenza ancora a fianco alla squadra rossonera, e quindi il Foggia conserva la quarta posizione in questo momento, perché l'unico scontro diretto con Cosenza è in vantaggio e quindi conserverebbe la quarta posizione. E ha evitato Pasquale Padalino col Matera che il Cosenza diventasse capolista questa sera, peraltro, tra le tante cose. Però, vedete com'è stretta la parte alta della classifica, che bastava una vittoria al Cosenza per ritrovarsi al primo posto, invece perdendo si ritrova fuori dai playoff. E allora resta il mistero del perché il Foggia si sia sgretolato, però un punto di riferimento lo possiamo dare subito dopo il mercato di gennaio, e quindi poi ai posteri l'ardua sentenza, se è il caso, in un'altra trasmissione cercheremo di analizzare più in profondità questo aspetto. Intanto Graziana, una finale, perché avevo cominciato con un Grazia, però c'è una finale. A me piace. E quindi, Graziana, andiamo a salutare gli ospiti. Va bene, risalutiamo alla mia sinistra Armando Borrelli. Stavi meglio seduta perché adesso hai esagerato. Migliore in campo Angelo. Migliore in campo Angelo, delle calcio femminile. Pensavo che regalassi le mimose a Armando. Non lo citiamo la prossima settimana. Salutiamo ragazzi di calciofoggia.it. Voglio ricordare a nome Zafò, simbolicamente lo diamo a tutti, ma a tutte le tifose. E allora anche alle operaie che sono morte. Le Miss rossonere che partecipano quest'anno, che hanno partecipato. Ma lei è un tirchio, scusi, ma cioè, il mazzo è praticamente mazzolino, no, è arrivato all'altezza, poi era la scala. Poi voglio far piacere anche al nostro amico Tonio, se voglio ringraziare anche i Petali. Così. Tu se andavi a nome mio da Petali ti dava un mazzo, mazzo più grande. Ci faceva un mazzo più grande. Corduto e mazziato. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, Alberto Mangano. Vabbè, io prometto a Tiso che cercherò di dimagrire, così la prossima volta vengo con... Te la regalo. Mi regali la maglia Tamma. Tonio Sepa. Che ha portato questa sera questa sciarpa non per il mal di gola, ma perché bisognava sentirsi particolarmente rossoneri e mai foggiani. Mai come in questo momento. E foggiani. Più forte che mai, Zafo. Questa era sempre la sciarpa di Fedele Sannello. Alla mia destra Giuseppe Tisio, il calzino sempre in stile Foggia. Che cosa? Non ho capito. No? Il calzino in stile Foggia. Va bene. Sì, come la sciarpa. Sì. Ah, il calzino, non l'avevo capito. Scusa. Vabbè, lasciamo stare, non entriamo nei dettagli. Antonio. Non ho nulla di rossonero. Sì. Antonio Di Donna. Grazie a voi per essere stati con noi. Direttore generale Giuseppe Tisio resterà ancora con noi per la parte terminale che... noi definiamo Zafò 13:30. Ci vediamo fra un po'. Oh, ma come fa? Su da mezzi, ma bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è? Maestro. Foggia per sempre, per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare, un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore, è una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere con te. Non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò.
per sempre, Foggia per sempre, per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga capo in do pallone, allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione e una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere perché questa è una squadra da rispettare, non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò a gridare a squarciagola ancora un po'. Abbiamo il Foggia. Zafò in collaborazione con Damiano concessionaria pneumatici in via Bari chilometro 3 a Foggia. Daddario porte blindate via di Salsola 28 a Foggia. Pizzeria trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte a Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno seconda traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno a Foggia. Luimar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, 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 Zafo. Zafo 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa. Potete chiamarci allo 0881 33 0035 per due motivi: o cercare di portare a casa il CD musicale di Pino Campagna con 10 canzoni dedicate alla squadra rossonera, tra queste c'è anche Foggia per sempre, la sigla finale di Zafò, e dovrete indovinare la foto di questo calciatore che adesso Gianni Martino ci rimostrerà, perché sono 3 settimane che lo proponiamo ma non riuscite a indovinarlo. E eccolo qua, oppure per fare domande all'ospite di questa puntata che è il direttore generale del Foggia Calcio, Giuseppe Tiso. Se c'è già qualcuno in linea, altrimenti vi mostriamo intanto come fare per acquistare il CD musicale di Pino Campagna. La prima presenta il Fast Food, ristorante self service 13:30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport.
E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante Self Service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via 087, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Eccoci qua in diretta per accogliere la prima telefonata allo 0881 330035. Pronto? Chi parla? Pronto? Sì. Sono Gaetano. Ci chiami da Foggia? Sì, sì, sì. La parola d'ordine lo sai Zaffo. Qual è? Zaffo. Zaffo. No, detto in maniera più vigorosa, perché mai come in questo periodo bisogna essere... A parte infatti quello il morale sta proprio giù. Però in questi momenti perché difficili che bisogna urlare di più, forse. Perde con il Lecce. Certo, dici Gaetano. Volevo dire, c'è proprio una domanda... Al direttore. Per tutti e due, sì. Cioè, se affoggia per... Con i giocatori che abbiamo noi, come si stanno dimostrando e come stanno giocando, cosa potrebbe fare un Capello? La stessa fine di Zizio. Quindi tu sei perché, scusa Lello, no, dico, non tu... è la partita che abbiamo perso a Lecce o quelli che abbiamo perso con l'Andria. Qua si tratta che sono la bellezza di 10 partite, che questi giocatori, come lo dico, a Foggia siamo 160.000 abitanti, 140.000 per, diciamo che questi giocatori non sudano la maglia che portano addosso. E sulla scelta che ha fatto la società, il pallone da 40 anni abbiamo anche giocato, si vede quando ieri Lecce perdeva in casa con il Melfi, però io ho visto la partita pareggiata al 93, però ho visto un Lecce che erano delle furie. A Foggia no, a Foggia perdiamo 1-0, siamo sempre là tranquilli, ta ta ta, cioè, ma vogliamo giocare? Cioè, o ci prendiamo in giro, allora qualcuno ci dice la verità, perché mo, a questo punto l'allenatore non c'entra niente, i giocatori non c'entrano niente, cioè, ma qual è il vero problema di questo Foggia che non va più? Noi tifosi questo vogliamo sapere, okay. Perché questo Foggia non va più, non gira, questo è il problema. Grazie Gaetano per questo tuo intervento, ciao. È chiaro che insomma l'amarezza è forte, qua ovviamente nessuno ha detto che non c'entrano niente nei giocatori e nell'allenatore. Sia ben chiaro, chiaro, sì. Chiaramente il messaggio il è chiaro, perché in campo vanno loro e la formazione che la fa è in mister. Forse sarà anche un fatto mentale dovuto ad una troppa pressione che gli è stata messa addosso per cercare di centrare questo importante obiettivo che manca a Foggia da 20 anni. Può essere questa, può essere anche altre motivazioni, penso che non ce ne siano. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, sono Donato da Lecce. Ciao Lello. Però foggiano. Dico, sì, però tifoso del Foggia. Zaffo sempre. No, ma ci siamo un po'. Ci conosciamo Lello. Ah sì? Bene, mi fa piacere. Sì, ho collaborato con te quando stavo all'Alpi Foggia. Ah, ecco, hai detto ti chiami? Donato. Ah, Donato, ok. Allora, adesso per lavoro sei quindi a Lecce. Sì, sto a Lecce, sì. Allora dici, vuoi fare una domanda? Posso? Sì. Sì, no, ma è una considerazione, non peraltro. Posso capire lo sconforto di tutti quanti, io vi seguo la Lecce. Sì. Abbiamo perso con Lecce, abbiamo perso con l'Andria, mi auguro di non perdere più. Però non si può assolutamente accettare un comportamento del genere. Noi in questi 2 anni con De Zerbi abbiamo visto un ottimo calcio, che non lo vedevamo da anni. Ha fatto giocare il Foggia, cioè a palloni ha fatto giocare il Foggia. Noi abbiamo vinto con la Casertana, col Cosenza e con Matera, non ci dimentichiamo, che 15.000 spettatori gridavano la capolista se ne va. Poi all'improvviso si è spenta un attimo la luce, ma può essere una considerazione di carattere atletico,
mentale, tutto quello che si vuole, ma l'atteggiamento e soprattutto degli atteggiamenti sconsiderevoli che hanno fatto ieri, i tifosi, che poi da una quarantina, una cinquantina, non si può considerare tutto il tifo di Foggia, la città di Foggia. Poco fa anche sul canale Variale parlava male di quello che è successo a Foggia, ma è una cosa purtroppo ne hanno parlato a livello nazionale, certo. Io capisco il direttore Tiso e sono proprio profondamente anche mortificato per questo, ma la società, che abbiamo finalmente una grossa società foggiana di gente che vuole bene al Foggia, noi per 40-50 persone dobbiamo buttare all'aria tutto il lavoro fatto in questi anni. È un'assurdità. Vabbè, quindi, secondo me, quindi tu sei in linea con la società che ha deciso di tenere De Zerbi, sì, ha fatto bene e di cercare di risolvere i problemi, di confermare De Zerbi con tutta la squadra. Poi ci possono essere delle problematiche all'interno, ma è la società che deve, noi deve decidere. Noi da tifosi dobbiamo andare allo stadio, dobbiamo pagare il biglietto, dobbiamo anche contestare, ma con la voce, con le parole, con, certo, gli striscioni, certo, e finisce lì, sempre, da persone civili, come abbiamo sempre fatto d'altronde a Foggia, o sbaglio? Cioè, questa è una cosa che io proprio non tu lo sai che noi nel mondo del calcio abbiamo giocato e ci siamo stati come dirigenti e come altro, ma ci siamo sempre comportati in maniera civile. Ok, grazie Donato. Quindi una domanda non c'è, era solo delle tue delle considerazioni personali. Grazie, esatto. Donato, tanti auguri. Zaffo. Sempre forza Foggia, ciao. E allora, vabbè, anche credo che sulla scelta fatta dalla società di decidere di non decidere, credo che un po' tutti alla fine sono d'accordo di non cambiare. Io non so se abbiamo tempo ancora per un'altra telefonata, ricordo il nostro numero 0881 33 00 35, naturalmente tu, c'è un'altra telefonata, da dirigente ti auguri di non passare un altro fine settimana, no, come questo full immersion per cercare di risolvere in qualche modo di panare la matassa. Pronto? Mi pare che ci sia qualcuno, pronto? C'era qualcuno, ma è caduta la linea nel frattempo. Intanto, precisiamo che il comunicato della questione era soltanto uno, no? Che parlava di spintoni e non di aver di colpi, insomma, inferti a qualche atleta. Insomma. È giusto fare questo. Era giusto fare una precisazione. Pronto, ultima telefonata, non abbiamo più tempo. Chi parla? Sente, sono Fulvio da Imola, sono tifoso del Foggia. Beh, ci fa piacere. La seguiamo via streaming. Sì, attraverso miticochannel.com. Esatto. Allora, la parola d'ordine però la conosci? Zaffo. Andiamo avanti, velocemente, che cosa ci vuoi dire, Fulvio? Io volevo dire alla dirigenza, per quello che è successo a Scalmanati, ma le forze dell'ordine non c'erano? Pur sapendo che la squadra aveva perso ad Andria e già stava in armonia sto casino. Tu dici non c'è stata molta prevenzione, così come abbiamo detto. La prevenzione, questo secondo me ci doveva essere. Ok, grazie Fulvio. Scusa. No, prego, se vuoi aggiungere qualcosa. Quello che voglio dire è che noi che siamo fuori da 30 anni, che seguiamo il Foggia, sia anche quando all'epoca di Zema che lo seguivamo, io quello che chiedo alla società, se loro hanno visto che la squadra non gira, perché non vengono dati dei consigli a De Zerbi dal direttore sportivo di cambiare almeno il metodo di gioco? Vabbè. Grazie Fulvio, grazie per il tuo auguri, ciao, grazie. Speriamo che sto casino vadano in Serie B. Se ne esca fuori tutti quanti. Grazie. Ciao, per la tua partecipazione. Beh, ovviamente aspetta al direttore la risposta, però mi pare di capire che l'area tecnica nel merito non voi non c'entrate. Assolutamente no, perché il direttore sportivo, che è Beppe Di Bari,
non è che può andare dall'allenatore e dire di mettere le formazioni in campo, non è che la decide il direttore sportivo. Ma poi credo che ci sia grande sintonia tra i due, quindi insomma, credo sulle scelte dei giocatori, su tante cose. Ho detto, si è montato forse troppo su questa storia che c'è stata, su questa aggressione che c'è stata, e si è perso un pochettino l'attenzione a quello che deve essere invece il punto finale, dove tutti speriamo di poterci giungere, insomma. Certo, certo. Io credo che sia arrivato il momento davvero di voltare pagina, e così per riprendere un comunicato emesso proprio dalla società, di fare fronte unico, perché ci sono 9 partite da qui alla fine, e quindi credo che sia giusto cercare di giocarsi tutti insieme le chance, le residue chance che ci sono. Il fronte comune significa la società, la squadra, l'allenatore, la stampa, che sta facendo veramente una grande parte a favore della società, di quello che è successo. I tifosi, ovviamente. E soprattutto i tifosi. Soprattutto i tifosi. Anche perché non devono essere penalizzati i tifosi per 20-30 persone. La tifoseria è quella che sta sempre a fanno e accanto alla squadra. Siccome è un patrimonio di tutti, la squadra di calcio, e quindi cerchiamo di salvarlo questo patrimonio, giochiamoci le chance che ci sono da qui alla fine, anche perché i numeri ci danno ragione, al di là di qualche prestazione purtroppo negativa, e tutti quanti ne siamo consapevoli, però ci sono ancora i numeri, 9 giornate, tutte e 5 le squadre in 3 punti lì su in vetta, quindi davvero c'è ancora la possibilità per giocarsela, e credo che sia doveroso da parte di tutti crederci e giocarsela fino in fondo. Io ringrazio il direttore generale Tiso per essere stato con noi, e ringrazio tutti quanti coloro che ci hanno seguito. Do appuntamento naturalmente a lunedì prossimo per una nuova puntata di Zafò, e poi a seguire Zafò 13:30. Grazie, buona settimana a tutti, e Zafò. Zafò, 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 Zafò. La prima presenta